Oggi affrontiamo un tema delicato che riguarda la viabilità, però è molto di più perché è una zona cittadina che riguarda un presidio importante come il Policlinico. Parliamo di via Santa Sofia, di quello che succede quotidianamente per raggiungere soprattutto il pronto soccorso del Policlinico, un vero e proprio intasamento, a volte uno sbarramento da superare anche per le situazioni emergenziali. Ecco, una situazione che è stata stigmatizzata, evidentemente non ci sono ancora soluzioni, ma cosa bisognerebbe fare? Le soluzioni sono abbastanza semplici, sono stati portati al comune, al sindaco, all'assessore, al vice sindaco, più c'è la commissione pure che viabilità che si sta interessando, sono venuti a vedere. Il problema è che da settembre che io combatto con questa cosa, lavorando al pronto soccorso, è perché sono capitati delle situazioni di intasamento che hanno bloccato le ambulanze in codice rosso anche per 2 minuti. Io casualmente ero col presidente della commissione e abbiamo fatto un video che è durato 2 minuti per fare 30 metri l'ambulanza, e là potevo esserci io, poteva esserci lei, poteva esserci il sindaco, poteva esserci chiunque, e in quella maniera a 30 metri bloccato, quando puoi salvare una vita, è veramente assurdo, è impossibile, va risolto là. La va risolto, cerca anche in maniera molto semplice, levando il cordone, il cordolo che c'è davanti, o altre soluzioni più complicate potrebbe essere soltanto fare la via in salita. Voglio dire, non è difficile. Certo, il problema atavico è proprio la sosta, i parcheggi, mancano probabilmente delle aree più attrezzate o in alternativa una via d'accesso riservata solo alle emergenze. Sì, ma la via d'accesso c'è già nel piano, il problema è che la via d'accesso passa davanti a un parcheggio, davanti a un ingresso per la direzione sanitaria, quindi non si può utilizzare. Il problema è importante e va risolto assolutamente in maniera brillante, spero, dall'amministrazione, ma in tempi rapidi, perché poi ricomincia a settembre la scuola e ci sarà di nuovo un casino pazzesco. Ma non è solo per il pronto soccorso, ma anche tutti gli utenti che vanno negli ambulatori perdono le visite perché si bloccano, non ci sono parcheggi, e anche c'è un'inciviltà dei cittadini perché il comandante Vigili Urbani ha transennato la zona davanti al pronto soccorso, dopo 10 minuti si erano portati le transenne, quindi anche questo vuol dire.